un regalo per voi, signori. Alle prime 5 telefonate, avanti. Le prime 5 telefonate, un meraviglioso regalo da Michele Magnifico. Allora, avanti, abbiamo telefonate in linea. Le linee ancora intasate, lo so. E dobbiamo procurare un bel centralino, questo è il problema. Cresciamo, cresciamo. Ci sono telefonate in linea? Pronto? Marina, ci sei? Eccola qua, questo devi essere tu che finalmente ti sei deciso, amico mio. Speriamo non sia mia moglie perché... Pronto, buonasera, chi abbiamo in linea? Pronto, fame, fame. Che dice? Non sento questo. Pronto? Samuel, Samuel, amico mio, Samuele, Samuele, siamo in Italia, dai. Samuele, nome biblico, nome meraviglioso. Sicuramente tuo padre era un grande esperto della Bibbia, vero Samuele? Bene, bene, allora, dici un po', Samuele, quale meravigliosa e magnifica occasione vuoi riservarti questa sera? Io chiamavo per il regalo. Il regalo c'è se compri, amico mio. Dai, questo vuole il regalo e basta. Ma perché prendo il culo? Ci scusiamo con i nostri amici bambini telespettatori che sicuramente sono in ascolto, questi sono i problemi della diretta, ma non ci preoccupiamo, andiamo avanti, signori, occasioni magnifiche, chiamate avanti, il numero che c'è in sovraimpressione. Che dici, ci sono, ho capito, aggiustiamolo però, aggiustiamo questo centralino. Allora, però eccola qua, eccola qua. Allora, chi c'è adesso in linea? Ancora, ciao. E no, no, non è caduta la linea, è che le parolacce in televisione non si possono dire. Andiamo, non te l'ha insegnato mamma. Scusa. Dai. Però anche tu dici le bugie perché avevi detto che c'era un regalo. Questo sputa, non si capisce. Che è? A teppola. Samuele, pronto, mi senti? Non ti sento. Michele? Sì, sì. Posso parlare più forte, c'è un mio amico che dorme. Ho capito, Samuele, e ci sarà pure il tuo amico che dorme, però i nostri telespettatori a casa così si addormentano.